Un nuovissimo video di Fortnite salva il mondo. Oggi ragazzi andiamo a vedere come farmare una quantità industriale di V-Bucks completamente gratis. Ovviamente raga dovete avere salva il mondo, ma state tranquilli che se farete tutto ciò che vi dico io, i 40 euro di V-Buck, 20 se l'avete preso con lo sconto, li prenderete tipo in una settimana barra una settimana e mezzo, raga, veramente tanti tanti V-Buck per noi. Allora, iniziamo subito dicendo che ogni volta che loggerete su Salva il Mondo vi danno delle ricompense giornaliere. Come si fanno a vedere? Basta andare su impostazioni, ricompense giornaliere ed eccole qua. Come potete vedere almeno una volta a settimana avremo dei V-Buck gratis. Per esempio io domani se loggo su Salva il Mondo riceverò 150 V-Buck. E invece la prossima settimana, sempre di martedì, se loggerò su Salva il Mondo riceverò 150 V-Buck ancora. E questo qui raga era il primo metodo per guadagnare V-Buck. Ce ne sono molti molti altri, tra cui uno dei più importanti raga sono le missioni giornaliere, che trovate praticamente qui in incarichi giornalieri. A cosa servono? Come potete vedere io sono qui da prendere i 60 V-Buck e 50 V-Buck. Cosa servono e come funzionano? Praticamente ogni volta, ossia ogni giorno che loggerete su Salva il Mondo, vi aggiungeranno altre missioni aggiuntive, ossia le missioni giornaliere, che sono gli incarichi, questi qua giornalieri. Questi incarichi ovviamente possono cambiare loro premium V-Buck da un minimo di 50 V-Buck a un massimo di 100 V-Buck. Ovviamente un massimo che possiamo accumulare, il massimo che possiamo accumulare di missioni di incarichi giornalieri sono 3. Quindi ragazzi mi raccomando, non aspettate più di 3 giorni per fare una missione, ma fatele in modo tale che si ricaricherà quella dopo, del giorno successivo. E come potete vedere sono molto molto semplici. Questo qui che è per esempio di andare a visitare bunker, capanne, case in rovina, in missione ovviamente completato con successo, quindi ovviamente le dovete completare le missioni. E vi spiega anche dove si trovano. Io di solito faccio fissa in carico in modo tale che so dove andare a cercarli. Quest'altri ovviamente sono completate le missioni come un soldato. Quindi veramente molto molto semplici queste missioni. E V-Buck sono comunque sostanziali, perché se le sommate già oggi potrei prendere per esempio 110 V-Buck e domani 150, perché c'è la missione giornaliera come vi ho fatto vedere prima, eccola qui. Quindi ragazzi già 260 V-Buck, quindi non male raga, 260 V-Buck. E non è finita qui. Perché dico non è finita qui? Perché oltre alle ricompense giornaliere e oltre alle missioni insomma giornaliere, abbiamo anche le missioni dei nostri quattro mondi, quindi del nostro Val Arguta, Monte Spago, Pietralegno e Tavolaccia. E voi mi direte come si fa a vedere qual è la missione che ci dà i V-Buck? In descrizione vi lascerò raga il link dell'applicazione che utilizzo per vedere dove sono i V-Buck o almeno in quale missione sono i V-Buck. Oggi per esempio ragazzi c'è solamente una missione che dà V-Buck, non sono molti ma comunque tutto fa brodo come suol dire ragazzi. Ebbene sì, in una missione livello 9 ci dà come premio, se riesco a trovarla e non mi si bloccasse Salva il Mondo, ecco magari ti può anche sbloccare, oh perfetto. In una missione livello 9 ci dà come ricompensa, se riesco a trovarla, e dai se per qui lo so, eccola qui, 25 V-Buck raga, 25 V-Buck, non male, ovviamente andremo a farla. E vi farò vedere alla fine che i V-Buck arrivano. Ora vi farò vedere altre ricompense che ho ricevuto tramite queste missioni. L'ho fatte tante, l'ho fatte molte, molte, molte. Visto tutte le missioni che ho fatto. Non sono solamente quelle lì del... ovviamente delle missioni che sono su Tavolaccia, Pietralegno, Val Arguta o Monte Spago. Ma bensì sono anche le missioni giornaliere. Quelli che danno da 50 ai 60 fino a anche 75, ma anche fino a 100 V-Buck. Qui vi farò vedere un po' di spezzettoni. Ragazzi, li trovate tutti qua. V-Buck tutti presi e possiamo anche utilizzare su Battle Royale. Io direi di andare a fare questa missione immediatamente.
Ovviamente, ragazzi, vi consiglio sempre di fare un po' di combo, nel senso, io, ragazzi, qui ho una missione che mi implica di utilizzare un soldato. Mi manca una missione completata con successo per prendermi 60 V-Buck. Qui mi dice di controllare luoghi rurali, bunker, capanne, case di rovina e missioni completate con successo. Quindi, io cosa andrò a fare? In una missione che mi dà 25 V-Buck, non andrò ovviamente a mettere il ninja, ma bensì andrò a mettere per l'appunto il soldato. Andrò a mettere il soldato per avere anche V-Buck della missione giornaliera. Mi pare ovvio, raga, mi pare ovvio. Ecco, qui ho messo il soldato, direi di avviare. E ci becchiamo, raga, a missione completata. Però innanzitutto vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like al video. Dai, raga, ci becchiamo tra circa, boh, 10 minuti. Bella, raga. Come potete vedere, ragazzi, le missioni su Petralino sono molto molto semplici, soprattutto se siete di grado alto. Ma anche se non lo siete, sì, dai, sono semplici, sono semplici. Basta mettere due o tre trappolozze e la missione è fatta. Easy. Easy, man. V-Buck easy, raga, V-Buck easy. 5, 4, 3, 2, 1. Missione completata. Let's go. Adesso, raga, andiamo a vedere le ricompense e guardiamo se i V-Buck li avrò ottenuti. Ma sicuramente sì, raga. Ecco quali ricompense. Andiamo a vedere, ovviamente, raga, il bottino di livello 4 per la missione. Mini boss epico che ho ucciso. 50 d'oro, non è male. Specialista di missione soldato. Eccola qui la missione giornaliera completata. E i nostri V-Buck. Ecco, lui va ben 60 V-Buck completamente gratis. Praticamente stando a giocare. Quanto? 5, 6, 7 al massimo minuti, praticamente FK con qualche trappola messa lì e bon, 60 V-Buck. E di qua abbiamo i 25 V-Buck della missione di Pietralegno. Come avete visto, raga, tanti V-Buck molto molto semplici da ottenere, ma non è finita qui, ragazzi, non è finita qui perché abbiamo altri V-Buck da poter prendere. Non oggi, perché l'ho già fatto ieri. Vi mostrerò qui la clip. Eccola qui, raga, la clip dei 100 V-Buck ottenuti. Come avrò fatto a prendere questi V-Buck? Ve lo mostrerò praticamente adesso. È stato molto molto complicato perché avevo una missione con zombie al livello 79. Però lo potete fare con qualsiasi livello di mostri, cioè nel senso se avete per esempio da fare lo scudo antitempesta livello 1 di Pietralegno sono veramente, ma veramente scarsi gli abietti. Quindi con gli scudi antitempesta, raga, ora ve lo andrò a far vedere, potete ricevere 100 V-Buck ogni volta che lo andrete a fare uno. In questo caso io ho da fare difesa scudo antitempesta valaguta 10, che è il terzo mondo, tra virgolette, di Salva il Mondo, che mi dà addirittura 150 V-Buck. Però, ragazzi, come potete vedere, completa di difesa scudo antitempesta Montesfago 2, che è il quarto mondo, mi dà 100 V-Buck. Insomma, tanti tanti V-Buck solamente per gli scudi antitempesta, che se fatti bene, i V-Buck sono assicurati. Questo qui, diciamo, era l'ultimo metodo per guadagnare V-Buck. Quindi, ricapitolando, ve lo scriverò qui, nello schermo abbiamo le ricompense giornaliere. Una volta a settimana ti vi danno un botto di V-Buck da partire da 100 fino a volte anche a 800 V-Buck, semplicemente loggando su Salva il Mondo. Una volta mi è capitato di ricevere ben 1000 V-Buck puliti semplicemente loggando su Salva il Mondo. Seconda opzione è quella lì di fare gli incarichi giornalieri, ossia questi qua, che vi danno da un minimo di 50 V-Buck a un massimo di 100 V-Buck. Ce ne sono 3 accumulabili massimo e ve ne aggiorna uno al giorno, ovviamente solamente se loggate. Quindi, raga, non ve le fate accumulare più di 3 perché ovviamente non si può e quindi butterete via un botto di V-Buck. Terzo metodo sono le sfide che troverete qui nella mappa dei vostri mondi. Vi ricordo il link in descrizione dell'applicazione che vi aggiorna su tutte le missioni che potrebbero dare come ricompensa V-Buck. Potete trovarne addirittura 4 o 5 in un giorno solo, quindi GG se le trovate. Io per ora il massimo in cui l'ho trovato sono state ben 5 missioni che davano V-Buck per un totale di circa 250 V-Buck, semplicemente facendo missioni. Se siete fortunati a trovare tutte queste missioni, però comunque sono tanti tanti V-Buck molto molto facili da ottenere. Ultimo metodo per guadagnare V-Buck sono ovviamente gli scudi antitempesta, ossia questi qua.
Raga, 100 V-Buck minimo, fino a un totale di 100, mi pare 200 V-Buck per Monte Spago 10. Quindi, raga, tanta tanta roba. Mi raccomando, fatevi aiutare da vostri amici con rango più alto per ovviamente semplificare la missione. E niente, ragazzi, questi erano i metodi. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciate tutti un bel like. Iscrivetevi al canale. Noi ci becchiamo in un prossimo video, una prossima live, se privati o anche provini per il Team Global. Mi raccomando, non mancate. Bella, bella, raga. Bella.